Buonasera, liebe Freunde Italiens und italienischer Sprache. Wir freuen uns, dass wir heute hier zusammen sein können. Es war sehr aufregend, zahlreiche Anmeldungen zu bekommen, um diese italienische Stunde vorzubereiten. Ja, hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zur zweiten Edition von MyExpoLingua. Und ja, also wie gesagt, diesmal widmen wir uns der italienischen Sprache. Impariamo l'italiano. Ich bin Sebastian von der ExpoLingua und das ist meine Kollegin der Katharina. Und wir ja, freuen uns, euch durch diese Session jetzt begleiten zu können. Super, dass ihr alle dabei seid. Für alle, die uns noch nicht kennen, ja, also kein Geheimnis, Sprachen lernen, das lebt ja besonders davon, dass man sich mit anderen Menschen trifft, dass man andere Länder bereisen kann, dass man die Kunst, die Kultur, Essen, Sport zusammen erleben kann. Und das alles ist ja zurzeit immer noch nicht so ganz einfach. Und ja, deswegen haben wir beschlossen, das Format MyExpoLingua ins Leben zu rufen. Und ja, hier verabreden wir uns online, um gemeinsam zu lernen, uns auch gegenseitig zu motivieren. Das ist ja auch nicht immer so ganz einfach, wenn man so alleine mit seinem Rechner ist. Und natürlich zusammen Spaß zu haben. Noch ganz kurz Organisatorisches. Wir werden heute vier Italienischlehrer begrüßen, die für uns Ideen, Übungen und schöne italienische Energie mitgebracht haben. Einige sprechen kein Deutsch, deswegen hoffen wir, dass es okay ist, wenn wir ab und zu auf Englisch switchen. Zu sehen und zu hören sind nur Lehrer und die Moderatoren. Ihr dürft sehr gerne im Chat Fragen stellen. Nochmal, der Chat ist so ein kleiner Knopf hier unten unter, auf dem Bildschirm. Also ihr könnt im Chat Fragen stellen oder an den Aufgaben teilnehmen und euch generell aktiv beteiligen. Wichtig dabei ist beim Versenden einer Nachricht die Option an alle Diskussionsteilnehmer und Zuschauer auszuwählen, damit wir alles, damit wir alle die Nachricht lesen können. Und noch eine letzte Anmerkung. Wir machen eine Videoaufnahme von dieser Stunde. Darauf muss ich einmal hinweisen. Und jetzt sind wir startklar und ich möchte die erste Rednerin vorstellen, Elisa Polese. Einen Moment. Elisa. Genau, Elisa. Ciao, tutti. Elisa ist ein Polyglot und YouTube-Star und sie wird uns ihre Geheimnisse verraten über das Thema Motivation beim Italienischlernen. Bitte schön. Danke. Okay. Un secondo. Ok, buonasera a tutti. Come state? Potete sempre scrivere nella chat. Allora, darf ich mich kurz vorstellen? Mi chiamo Elisa Polese e sono italiana e la mia passione è aiutare le persone a imparare le lingue, perché è anche la mia passione, le lingue. Sono laureata in traduzione e interpretazione e anche in comunicazione e ho un master in didattica dell'Università di Siena e Perugia, per quelli che la conoscono. Ho studiato 25 lingue. Ich habe 25 Sprachen gelernt e ho sviluppato un metodo per imparare le lingue, tra cui anche l'italiano, in maniera che non bisogna studiare ore e ore ogni giorno, ma in maniera divertente e compatta. Se vuoi sapere di più su chi sono, che cosa faccio, puoi, per esempio, c'è questo link, oppure puoi cercare il mio nome e metterlo nel browser, come vuoi, se siete curiosi. Adesso vorrei conoscervi un po' meglio. Potete scrivere nella chat le vostre risposte. Ich würde mich sehr freuen, Ihre Kommentare zu lesen. Meine erste Frage:
la mia prima domanda. Vi piace l'italiano? Scrivete, scrivete, vi piace l'italiano? Fammi vedere un po'. Certo, che carini! Ok, benissimo. Dove vivi o di dove sei? Se non è un segreto, wenn es kein Geheimnis ist. Berlino, ok. Amburgo, che bello. Wow, Venezuela, Bremen, Barcellona, Polonia, wow, Olanda. Benissimo, grazie. Altra domanda. Wir haben aber schon ein paar Antworten bekommen. Da quanto tempo impari l'italiano, più o meno? Wie lange lernen Sie schon Italienisch, ungefähr? 3 anni, 5 anni, 1 anno, 2-3 anni, che bravi, 3 mesi, 2 anni, 1 anno. Grazie, parecchio tempo, wow, che esperto, parecchio tempo. Ok, benissimo. Ah, ok. So, Anja, du wirst heute noch ein bisschen Italienisch mit uns lernen. Allora, benissimo, grazie. Allora, la mia prima domanda, meine erste Frage, ist: Ti sei mai sentito demotivato o demotivata mentre studiavi italiano? Aspetta che... Haben Sie sich schon mal demotiviert gefühlt, als Sie Italienisch oder eine andere Sprache gelernt haben? Ah, oh, ok, solo un po', no, ok. Sì, grazie per le risposte. Sì, ok. Meiner Erfahrung nach sind die Gründe oft dieselbe. Adesso guardiamo quali sono le ragioni per cui normalmente le persone si sentono demotivate. La prima è che fissiamo degli obiettivi troppo alti. So, wir fühlen uns demotiviert, wenn wir zu hohe Ziele gesetzt haben, normalerweise. Ich werde etwas dazu sagen. Ich wollte erstmal die 3 Gründe erwähnen und dann reden wir darüber. Prima vi dico un paio di le 3, diciamo, ragioni più frequenti e più normali in realtà, e poi dopo le vediamo in dettaglio e vedere che fare, sì? La prima sono che fissiamo degli obiettivi troppo alti. La seconda è che le cose che facciamo quando studiamo non sono tanto interessanti. Faccio un po' di posto qua, spero che si può vedere. La terza è che non vediamo risultati. Ok? Vediamo che cosa. Chi è che si riconosce in uno di questi 3, in una di queste 3 ragioni? Wer denkt, dass eine von diesen Gründen auch ihr Grund ab und zu ist oder gewesen ist? Ja? Mhm. Grazie, Petra. Andreas, grazie. B, ok. Benissimo, grazie per le risposte. Allora, vediamo che si può fare. Schauen wir mal, was wir machen können. Allora, il primo, io spero che possiate vedere, non so. Ok, facciamo così. Ok. Allora, il primo, fissiamo degli obiettivi troppo alti. Per esempio, da oggi studio 3 ore al giorno. Da oggi in poi farò tantissimo. So, Sachen wie ab heute lerne ich jeden Tag 3 Stunden. Wer hat 3 Stunden? Oder sogar 2? Chi ha 2-3 ore al giorno? Io no. E a me le lingue piacciono molto. Ok. E nella maggior parte dei casi, quando pensiamo studio tantissimo da oggi in poi, normalmente dopo poco tempo smettiamo. So, in den meisten Fällen nach
zwei oder drei Wochen stellen wir fest, dass es zu schwierig ist und dass wir nicht so einen Rhythmus nicht nachhalten können. Allora, quali sono i segreti di Geheimnisse per imparare l'italiano e restare motivati? Allora, sicuramente la prima cosa è, diciamo, la costanza. Studiare ogni giorno un poco e non pensare ich muss 5 Stunden lernen. Perché? Adesso lo vediamo. Perché il nostro obiettivo giornaliero deve essere coerente con il nostro stile di vita. So unser tägliches Ziel muss mit unserem Lebensstil übereinstimmen. Wenn wir keine Zeit haben, können wir nur die Zeit investieren, die wir tatsächlich haben und das Beste draus machen. Allora, se il tuo obiettivo è ragionevole, quello che succede è che un po' alla volta possiamo raggiungere il nostro obiettivo. So, nicht alles auf einmal, aber wenn wir nichts tun, weil wir zu viel auf einmal wollen, das Ergebnis ist null. Aber wenn wir auch nur 5 Minuten am Tag lernen, werden wir früher oder später, egal was passiert, unser Ziel erreichen. Quindi l'obiettivo è, in qualche modo, ogni giorno fare un passetto, perché da zero non si arriva da nessuna parte, ma 0,1 più 0,1 più 0,1 alla fine si raggiunge il risultato, senza essere stressati. Il punto numero 2. Le attività che facciamo non sono interessanti, oppure sono interessanti, ma non sono in una giusta combinazione con il nostro stile di vita in quel momento. Kann sein, dass was wir machen nicht interessant ist, oder weil wir noch nicht die Methode gefunden haben oder die richtigen Ressourcen für uns gefunden haben. Aber kann auch sein, dass wir diese Aktivitäten mögen, aber dass wir in diesem Moment unseres Lebens zu gestresst sind und diese Aktivitäten wie Grammatik oder so nicht so uns in dem Moment keinen Spaß machen und deshalb sind wir auch nicht motiviert, jeden Tag etwas zu machen. Allora, per esempio, quindi se ti senti stanco è normale che è meglio concentrarsi su delle attività che per te sono più piacevoli. Però, due cose. La prima, volevo dirvi che, non so se lo sapete, ma ho un canale di YouTube in cui spiego in maniera, spero, divertente e facile, l'italiano. E spiego grammatica, però grammatica 5 minuti di video, non 30 minuti di video, ya? Oppure spiego i gesti italiani, oppure spiego qualcosa della cultura, oppure ancora spiego vocabolario, oppure altre cose, oppure intervisto altre persone in italiano. Per esempio, non so se conoscete Luca Lampariello, martedì esce un mio video con Luca Lampariello, ok? Martedì, so diesen Dienstag habe ich eine Konversation für euch, so ein Gespräch auf YouTube, ein Video mit Luca Lampariello, falls ihr Interesse habt, daran habt. Ok, quindi l'importante è fare qualcosa di divertente. Ok, allora questo è il link al mio canale e qual è il punto? Il punto è che le attività devono essere, come abbiamo detto, diciamo in un rapporto equilibrato con la nostra vita di quel momento. Però il problema fondamentale è che a volte noi non vediamo i risultati, cioè leggiamo, ma poi non possiamo parlare. So, ich habe gehört von Leuten gehört, dass sie zum Beispiel viel lesen, aber danach sie nicht
sprechen können oder dass, dass sie viel hören, aber dass sie sich nicht wohlfühlen, wenn sie Italienisch sprechen. Mein Ratschlag. Quello che è importante è concentrarsi su quello che per voi è utile. E che cosa è utile per voi? So, wenn man nur eine begrenzte Zeit hat, müsste man sich auf die richtigen Aktivitäten konzentrieren. Und was für Aktivitäten sind sie? Allora, la prima cosa è pensare perché imparo l'italiano? Möchte ich vor allem lesen, sprechen, hören? Natürlich wollen wir alles. Aber am Anfang müssen wir eine Priorität haben. Wir können nicht alles auf einmal lernen. Sì? Per esempio, se noi vogliamo parlare, l'obiettivo è concentrarci sulle cose che ci aiutano a parlare. E quali sono? Per esempio, qui, le parole di cui tutti hanno bisogno. Ja? Es gibt Wörter, die jeder braucht. Nicht diese Liste, die wir im Internet finden, wo wir 50 Früchte finden. Ich meine, am Anfang, wenn mein Niveau A0 ist, brauche ich sowas nicht. Ich möchte sprechen und ich möchte über mein Leben sprechen, über meine Arbeit sprechen, über meine Familie sprechen. Deshalb brauche ich das richtige Wortschatz. Quindi, le parole di cui tutti hanno bisogno. Per esempio, quali sono? Oggi, ieri, dove, perché. Parole comuni per tutti. La seconda cosa sono i verbi. I verbi sono molto più importanti delle parole. Perché? Perché io posso sempre cercare una parola nel dizionario, oppure nel dizionario del cellulare, ma non posso inventarmi il verbo. Cioè, se io voglio dire vorrei, voglio, mi piacerebbe, volevo, vorrò. Ich kann das mir nicht ausdenken. Entweder weiß ich, wie es geht, oder weiß ich nicht. Aber Wörter, vor allem in Sprachen wie im Italienischen, wo es keine Fälle gibt, kann man nachschlagen. Aber Verben, während man spricht, nicht. Und wenn wir in einem Laden sind, können wir sagen, vorrei, und dann einfach nach etwas zeigen. Wir müssen nicht alle Wörter am Anfang kennen. Wichtig ist, dass wir die Verben kennen, vor allem die Modalverben. I verbi modali sono molto importanti perché... Ah, che succede? Che succede? Ah, nei minuti, va bene. Allora, quindi, la terza cosa sono le strutture grammaticali perché ci aiutano a parlare in maniera indipendente. Sachen, die wir alle brauchen, sind quello che vi ho detto. Adesso non abbiamo più tempo. Volevo fare una piccola dimostrazione, ma purtroppo non c'è. Volevo quindi il metodo che volevo farvi vedere, che è più o meno riassunto in quello che vi ho detto, è un metodo che uso nei miei corsi e nelle mie lezioni. Se volete, c'è un corso, diciamo, un mini corso gratis per livello A2, diciamo, e restiamo in contatto. Questo è il mio sito, il mio Facebook, il mio YouTube channel, il mio Instagram, e vorrei sapere se avete delle domande. E potrò continuare a rispondere nella chat. So, wenn Sie Fragen haben, werde ich in diesem Chat beantworten. So, Ihre Fragen beantworten. Ich freue mich auf Ihre Fragen und ich hoffe, dass Sie Italienisch ein bisschen genossen haben, dass Sie ein paar Ideen bekommen haben, um Ihre Italienisch zu verbessern. Spero che sia stato un pochino utile e vi prego di scrivermi delle domande se volete, se avete voglia, e sarò contenta di rispondere.
Ja, Elisa, vielen, vielen Dank für deinen Vortrag. Ich bin ganz erleichtert, dass ich doch nicht 3 Stunden pro Tag einrechnen muss, um die Sprache zu lernen. Ja, wunderbar. Ich weiß, das ist ein super wichtiges und schwieriges Thema, auch die Motivation. Und vielen Dank für deinen Einstieg dazu. Wie gesagt, die Kommunikation kann im Chat weiterlaufen. Und ja, ich möchte jetzt die Gelegenheit nutzen, um gleich den nächsten Redner vorzustellen. Alessia, I switch now to English for Alessia. I'm very pleased to welcome Alessia. She's a passionate language teacher from Rome. And based in Rome, exactly. And I think she has prepared some special tasks and questions for you. And yeah. Alessia, jetzt, exactly. Vielleicht ganz kurz, ich glaube, es lohnt sich auch für die Teilnehmer, Mobiltelefone und Handys parat zu haben, weil man die wird brauchen können jetzt. Buongiorno a tutti, ciao a tutti. Io mi chiamo Alessia e sono di Roma e insegno italiano da 10 anni nella scuola K Language School. Sono sicura che voi parlate italiano benissimo perché ho letto in chat che molti di voi studiano da 2-3 anni, però voglio comunque fare un piccolo test. Allora, la mia prima domanda per voi è: secondo voi quanti anni ho? Potete rispondere in chat. Quanti anni ho io, eh? Non quanti anni avete voi. Quanti anni ho io, secondo voi? 39, un po' di meno. Allora, state scrivendo tutti la vostra età. Mi fa piacere. Qualcuno scrive, credo 25, che sono giovane. Ti ringrazio, ti ringrazio. Sono abbastanza giovane, ho 35 anni. Vedo che voi invece avete diverse età, 30 anni, 36 anni, 29 anni. Hai ragione, non è elegante dire quanti anni ha una donna. Vedete alle mie spalle c'è un monumento molto famoso. Come si chiama? Colosseo, bravissimi, è il Colosseo. Quanti anni ha il Colosseo? Proviamo a immaginare. Quanti anni ha il Colosseo? 2000 anni, esatto, quasi 2000. Se non ricordo male, 1940, esattamente. Perfetto. Come tutti sappiamo, il Colosseo è a Roma. Voi conoscete Roma? Siete stati a Roma? Sì. Benissimo, 3 volte. Caspita, bene, perfetto. Allora, sono quindi sicura che conoscete già Roma molto bene, però vorrei fare con voi un piccolo gioco per vedere quanto conoscete Roma. È molto importante fare insieme questo quiz. Perché se partecipate al quiz, il vincitore ha la possibilità di vincere una settimana di lezioni online gratis. Quindi chi vuole partecipare deve subito prendere il suo telefono, quindi prendete tutti il vostro smartphone e collegatevi per favore al sito che vedete qui sullo schermo. gowordwall.com. Inserite il codice 558386 e scrivete il vostro nome. Potete scrivere il vostro vero nome o potete anche usare un po' la fantasia. Quindi potete anche usare un nickname. Così è più divertente. Ecco, vedo che state iniziando a collegarvi. Aspettiamo qualche minuto per avere tanti giocatori. Intanto vi spiego un po' come funziona. Voi vedrete sullo schermo delle frasi
su Roma e Berlino. Quindi facciamo un confronto tra queste due città, Roma e Berlino, e potrete con il vostro telefono rispondere vero o falso. Mi raccomando, è molto importante non solo dare la risposta corretta, ma anche essere molto veloci, perché vincerà chi avrà dato la risposta corretta, ma anche chi sarà stato più veloce. Ricordo che per partecipare dovete usare il vostro telefono, andare sul sito goworldwall.com e inserire il codice 558386, quindi dovete avere con voi il vostro telefono. Siamo già in 16, vediamo se si aggiunge qualcun altro. Direi di cominciare. Allora, siete tutti pronti? Possiamo cominciare il gioco. Prima frase, Roma è più grande di Berlino. Vero o falso? Proviamo a immaginare quanto è grande Roma e quanto è grande Berlino. Vediamo la nostra risposta. La risposta corretta è vero. Quindi Roma è più grande di Berlino. Se avete risposto vero, avete dato la risposta esatta. Vedo che siete stati bravi, siete stati molto bravi. Perfetto. Ok, passiamo alla seconda frase. Roma ha più chiese di Berlino. Anche qui vediamo vero o falso. Vediamo nell'immagine una delle chiese più famose, San Pietro, che sicuramente conoscerete. Ancora qualche secondo per dare la risposta. Vediamo quanti di voi hanno indovinato. È vero, è vero. La risposta corretta è Roma ha più chiese di Berlino. Come tutti sapete, a Roma c'è anche il Vaticano, quindi abbiamo tante chiese grandi, tante basiliche, ma anche tantissime chiese più piccole, ma sicuramente molto molto belle e interessanti. Perfetto. Terza frase. Roma è meno turistica di Berlino. Anche qui rispondiamo vero o falso. Vediamo nell'immagine le classiche carrozze con i cavalli che portano i turisti a ammirare le città e i monumenti di Roma. Ok, tempo scaduto per dare la risposta, e la risposta corretta è falso. Perché è falso? Perché chiaramente anche Berlino è una città molto molto turistica, perché ci sono tante cose da vedere. Benissimo, mi raccomando, questa è l'ultima frase, la numero 4. Roma ha più abitanti di Berlino. Vero o falso? Anche qui vediamo l'immagine, tantissime persone in una strada molto affollata. Forse è una manifestazione. Tempo terminato, tempo scaduto. La risposta corretta è falso. Quindi ricordiamo che Roma è più grande di Berlino come superficie, come dimensioni, ma Berlino ha più abitanti. Allora, adesso guardiamo insieme la classifica e scopriamo il vincitore del quiz. Numero uno è Scary Nico. Allora, complimenti, bravissimo. Ti ricordo alla fine dell'evento di scrivere la tua email, di mandare la tua email a Ekaterina e Sebastian, così potremo mandarti maggiori informazioni per ricevere il tuo premio. Bravo ancora, complimenti.
Allora, che cosa abbiamo fatto nel quiz? Abbiamo fatto un confronto tra due città. Quindi abbiamo fatto una comparazione. Andiamo a vedere meglio quale frase o quali frasi c'erano nel quiz per mettere a confronto le due città. Quindi leggiamo insieme. Roma è più grande di Berlino. Come vedete qui stiamo facendo un confronto tra il nome di due città, Roma e Berlino. La struttura della frase è con il verbo essere, più o meno, un aggettivo, in questo caso grande, la preposizione di e poi il secondo nome, Berlino. Naturalmente possiamo fare la stessa cosa anche con il nome di due persone. Anna è meno bella di Maria. È tutto chiaro? Ci sono domande sul confronto tra due città o tra due persone? No, non ci sono domande. Allora, visto che siete molto bravi, andiamo subito alla prossima attività, quindi proviamo anche noi a fare un confronto tra due città italiane. Povera Anna. Allora, la città numero uno, come si chiama? Qual è il nome della città che vediamo nella prima immagine? Napoli. Bravissima Eva. Napoli, Napoli. Ok. Città numero due, invece, come si chiama? Venezia. Ottimo, Venezia. Allora, immaginiamo queste due città, pensiamo a queste due città e facciamo un confronto. Potete usare anche gli aggettivi che trovate sotto alle immagini. Interessante, moderna, vivace, affollata, artistica. Proviamo in chat a scrivere delle frasi per confrontare Napoli e Venezia. Allora, Venezia è meno caotica che Napoli. Venezia è più famosa che Napoli. Allora, attenzione ragazzi, abbiamo detto quando facciamo un confronto tra due città, dopo l'aggettivo dobbiamo usare la preposizione di. Quindi la frase corretta è Venezia è meno caotica di Napoli. Venezia è più famosa di Napoli. È molto importante usare la preposizione di. Mi scrivono ancora, Venezia è più romantica di Napoli, è più turistica di Napoli, è più trafficata, questo è sicuramente vero, Napoli è molto famosa per il suo traffico e per tutte le persone che sono lì. Molto bene, Venezia è più romantica di Napoli, vedo che è tutto chiaro. Allora, se vi è piaciuta questa piccola lezione e volete trovare altre attività o altri materiali per continuare a studiare l'italiano, lo potete fare andando sul nostro sito oppure sul nostro blog. Adesso vi faccio vedere, ecco qua. Quindi ci potete seguire, come dicevo, sui nostri social, Facebook, Twitter o quello che vi piace di più, sul sito internet, sul blog, o potete anche scriverci alla nostra email per avere più informazioni sui corsi. Vi vorrei però lasciare con un messaggio di una nostra studentessa, Leoni, che vi vuole raccontare com'è stata la sua esperienza a Roma come studentessa di italiano presso la nostra scuola. Quindi vi ringrazio tutti per aver partecipato e vi lascio con le parole di Leoni, che naturalmente ringrazio e saluto. Grazie a tutti. Hallo, Leoni und ich lerne Italienisch bei der Kappa Language School in Rom. Ich habe angefangen, Italienisch zu lernen, da war ich in der Schule. Und das hat mir so gut gefallen.
dass ich es danach noch weitermachen wollte und dann bin ich nach Italien gegangen. Ich bin bei der Kappa Language School, weil sie mir von so einer Pairs empfohlen wurde und außerdem sind die Leute dort echt und hilfsbereit und die Atmosphäre zum Lernen ist sehr angenehm. Was ich italienischen mag, ist die Mentalität, das Land, das Essen und vor allem macht es mir sehr viel Spaß, Sprache zu sprechen. C'è stato un piccolo problema con l'audio, ma potete trovare questo video insieme a tutti gli altri, come vi dicevo prima, sul nostro canale YouTube. Grazie a tutti, grazie a Ekaterina e Sebastian. Grazie a Alessia. Many thank you, Alessia, and thank you for this wonderful quiz game. And even I enjoyed it, although I'm not an Italian speaker. You're welcome. And yes, there was a winner, Nico, I think, right? So if yeah. I understood you right, Nico should contact us so that we yes, can sure. give you his email address. Okay, Nico, can send you, yes, his email address so we can contact him and provide him with more details about the classes. Okay. Thank you again. And we want to keep with our program. And now I would like to invite Giuditta and Maria Antonietta di Firenze. I need to switch on the camera. And yes. Ciao! Ciao! So, yes, ciao a tutti. Over the word, and I know that you also prepared exciting program for us, so we don't want to miss anything. Good luck. Thank you. Ciao a tutti. Benvenuti. Ciao, io sono Giuditta. E io sono Maria Antonietta. Noi siamo le insegnanti del Centro Italiano Firenze. Come avete capito, questa scuola, la nostra scuola, si trova a Firenze. Qualcuno di voi è mai stato a Firenze? Fateci sapere perché vi leggiamo. Oh, sì. Che bello! Sì, io? Bene. Ok, la nostra scuola si trova nel quartiere storico di Sant'Ambrogio. Vi ricordate qual è? È un quartiere molto bello del centro, molto tipico, ottimi ristoranti, c'è il mercato di Sant'Ambrogio vicino. Sì, allora, noi siamo qui per presentarvi la nostra idea di lezione e vogliamo ricordarvi che la nostra scuola offre la possibilità di immergersi nella lingua e nella cultura italiana in modo divertente, dinamico, ci divertiamo insieme. Sì, infatti nei nostri prossimi minuti vi daremo un esempio di una nostra lezione di conversazione. Cerchiamo infatti di raccontarvi come abbiamo vissuto questi mesi difficili e di come però piano piano noi e la città di Firenze stiamo tornando alla normalità. Esatto. Piano piano. Piano. È stato un periodo difficile per tutti. Noi vi racconteremo come quello che è stato il nostro approccio, come abbiamo vissuto questo momento e come piano piano, come diceva Giuditta, la nostra vita tornerà alla normalità, ossia tornando alla normalità. E per fare questo noi usiamo alcuni modi di dire italiani, ma nella nostra conversazione voi dovete provare ad aiutarci, cioè dovete aiutare noi a capire il significato di questi modi di dire che usiamo. Per ogni modo di dire che usiamo, noi vi diamo 3 opzioni diverse e 15 secondi di tempo per pensare alla domanda e rispondere, scrivere in chat. Noi vi leggiamo, quindi leggeremo le risposte e vedremo insieme chi ha indovinato. Siete pronti? Pronti? Noi sì, partiamo. Ciao Giuditta!
Ciao Maria Antonietta, è da tanto tempo che non ci vediamo. Come stai? Non male, grazie. E tu come stai? Ultimamente va abbastanza bene. Anche se questa situazione mi ha fatto restare di sasso. Restare di sasso? Penso che Maria Antonietta non ha capito il mio modo di dire. Vediamo insieme di aiutarla. Secondo voi, restare di sasso significa essere senza fame, essere senza parole o essere senza emozioni? 15 secondi di tempo. A, B o C? Scrivete in chat la vostra risposta, io vi leggo. Lei è ferma, non ha capito. B, B. Avanti, avanti. B, B. B. Wow, guardiamo se lei ha capito. Secondo me vuoi dire che sei rimasta senza parole. Eh sì, sono rimasta senza parole. E invece tu, come hai vissuto questo periodo? È stato difficile all'inizio. Ero preoccupata, molto preoccupata e avevo paura. Nessuno riusciva a capire cosa stava succedendo. Io poi non sono molto abituata a stare lontano dalle persone che amo, mi mancava uscire con gli amici, vedere la mia famiglia, leggere un libro all'aria aperta, passeggiare per le strade del centro storico di Firenze. Mi è mancato tanto tutto questo. Insomma, non riuscivo proprio a farmene una ragione. Ah! Ragazzi, abbiamo di nuovo bisogno del vostro aiuto perché Giulietta non ha capito cosa vuol dire farsene una ragione. Guardiamo insieme. Opzione A, accettare la realtà. Opzione B, non pensare. Opzione C, non parlare con nessuno. Avete 15 secondi di tempo, dateci le vostre risposte. Noi vi leggiamo. Giudy, un'idea? Più o meno? No, io non ho capito niente. Più o meno, vediamo. B. Rispondete, rispondete che noi... Aiutatemi, non ho capito niente. Ok, non pensare, qualcuno dice A. Ma forse vuoi dire, forse ho capito, forse vuoi dire che non riuscivi ad accettare la realtà? Eh sì, questa è la risposta corretta. Farsene una ragione significa non riuscire ad accettare la realtà. Ed è quello che è successo un po' a tutti noi. Sì. Devi sapere, Giulietta, che durante il lockdown avevo tanto tempo a disposizione. Anche io. Come tutti. Ma io mi sono inventata delle cose da fare. Per esempio, ho cucinato delle torte, dei nuovi piatti che non avevo mai provato. Brava. Ho anche letto tanti libri e ho fatto sport a casa. Ma brava! Eh sì, insomma, come dire, mi sono rimboccata le maniche. Ragazzi, non ci siamo, non ha capito neanche questa espressione. Aiutiamola. Rimboccarsi le maniche. Cosa significa secondo voi? A, cambiare vestito?
di impegnarsi a fare qualcosa? O C, cucinare un piatto di pasta? Rispondete. Eccoci, B. La maggior parte dice B. Vediamo. Giulia, cosa dici? Ci ho pensato. Secondo me significa hai fatto sport, hai cucinato le torte, hai letto molti libri. Ti sei impegnata a fare qualcosa. Ma che brava! Esatto, mi sono impegnata a fare qualcosa. Come dicevi tu, ho fatto tante cose che non avevo mai fatto prima. Meno male, ho capito. Ma dimmi di te, come hai passato la tua quarantena? Beh, anche io nel primo periodo a casa ero molto giù di morale. Ma poi, piano piano, ho iniziato a essere un poco più ottimista. Soprattutto quando ho visto nascere tra gli italiani questo forte senso di comunità. Non trovi? È vero, siamo stati vicini anche se lontani. Esatto, ci siamo tutti impegnati a rispettare le regole, vero? C'è stata molta solidarietà e unione anche tra le persone. Insomma, ho cambiato idea quando ho visto che noi tutti eravamo nella stessa barca. Nella stessa barca? Cosa vuol dire? No, ancora, si è bloccata ancora. Vabbè. Aiutatemi. Cosa significa secondo voi essere nella stessa barca? A. Andare a pescare. B. Organizzare una crociera. C. Trovarsi in una situazione comune. Vediamo di aiutare questa ragazza che si è bloccata. C. Voi avete capito, ma guardiamo se lei ha capito. Mary? Ci provo. Secondo me, essere tutti nella stessa barca vuol dire trovarsi in una situazione comune. Ho indovinato. Ha indovinato, sì, per fortuna. È vero, hai ragione, eravamo tutti nella stessa situazione, non solo in Italia, ma in tutto il mondo. Però sai qual è stato il momento che mi è piaciuto di più? No, dove ho sentito davvero l'emozione degli italiani? No, ogni pomeriggio alle 18, durante il flash mob. Eravamo tutti alla finestra e cantavamo insieme le canzoni più famose del repertorio italiano. Per esempio? Volare! Oh! La conoscete questa canzone? Cantare! Oh! Nel blu, dipinto di blu. Dai, Giulietta, canta! No, no, Mary, è meglio che io non canto. È meglio per voi. Canto malissimo, ve lo assicuro. Sì. Ok, comunque non sapevo che cantavi così bene. Grazie. Sei bravissima. Comunque hai ragione, è stato davvero bello. E poi, ad esclusione di quei momenti, per le strade della città non si sentiva volare una mosca. Giulietta, non capisco queste espressioni che usi. Cosa vuol dire non sentire volare una mosca? Un aiuto di nuovo. Secondo voi cosa significa non sentire volare una mosca? A. Tenere la musica troppo alta. B. Sentire il silenzio assoluto. C. Avere le finestre di casa chiuse. Aiutatemi perché questa ragazza e oggi non capisce molto. B. Ok,
Come sempre, voi avete ragione, avete capito. Vediamo se anche Maria Antonietta ha capito. Maria? Non sentire volare una mosca, secondo me, significa sentire il silenzio assoluto. Ed hai ragione, hai ragione. Infatti c'era un silenzio totale ed incredibile. Comunque, lasciamo perdere adesso il passato e i momenti peggiori. Pensiamo al futuro, più positive. Adesso stiamo piano piano tornando alla normalità. I bar, i ristoranti, piano piano iniziano a riaprire. Io ho voglia di mangiare una fiorentina, per esempio. Voi l'avete mai mangiata una fiorentina? Io non sono vegetariana. Sentiamo voi. Bistecca alla fiorentina. Famosissima. Non si sente volare una mosca. Mosca? No? Allora, mosca. Fly. Oh, buonissima. Perfetto. Io sono vegetariana, non ho sentito. Comunque, oltre ai ristoranti, a Firenze possiamo visitare i musei. Ah sì, belli. E infatti, pensa che adesso ha riaperto il Duomo. Ok. Il Campanile di Giotto. Bellissimo. E poi tra una settimana riapre la Galleria degli Uffizi. Wow! Ci sei mai stata? Tantissime volte. Brava. Ma sai quale famosa opera possiamo vedere alla Galleria degli Uffizi? Ce ne sono tante di opere famose, tutte molto belle. Ma io ti faccio un test. Ok, però voglio vedere. Testami pure. Allora, qui ci sono tre famosi dipinti. Abbiamo A, l'ultima cena di Leonardo da Vinci, B, la nascita di Venere di Sandro Botticelli, C, la pietà di Michelangelo. Quale di queste opere si trova alla Galleria degli Uffizi di Firenze? Quanto tempo ho per pensarci? 10 secondi. Ok. Secondo voi? Voi cosa dite? B, C. Mary, quale è secondo te? Dai, Giulietta, stavo scherzando. Lo so benissimo. Alla Galleria degli Uffizi è possibile ammirare la nascita di Venere di Sandro Botticelli. È una delle principali opere e tra le più famosi del Rinascimento italiano. Pensa che quest'opera è stata trovata tra la collezione privata di una delle famiglie fiorentine più importanti. Adesso sono io che ti metto alla prova. Ci sono tre famiglie. Famiglia Strozzi, opzione A. Famiglia Medici, B. O la famiglia Vespucci, opzione C. Secondo te quale tra queste grandi famiglie? Aiutateci! Aspetta. Non guardare. Va bene, dai, guardo. Aiuto? Dove? A Firenze, sì? Sì, a Firenze. Dai Mary, ho fatto finta, lo so, è la famiglia Medici. Esatto, assolutamente, sono loro la famiglia più importante di Firenze. Sì, a Firenze si può visitare il loro palazzo, bellissimo, e si può visitare anche il giardino del palazzo, Boboli. Ah, certo, ma Firenze è bella, così come tantissime altre città italiane, è un museo a cielo aperto. Sì. Lo sai che tanti registi internazionali hanno scelto Firenze come set cinematografico. Ci sono ovviamente tanti capolavori italiani, ma anche stranieri, internazionali. Vediamo se
Conosci? No, ancora un altro testo. Ma dimmi che è l'ultimo. Sì, è l'ultimo. Allora, vediamo, ragazzi. Opzione A, Inferno. Opzione B, The Godfather. E opzione C, La dolce vita. Ti do sempre 15 secondi, fammi pensare. Io guardo cosa mi rispondete. Se non guardare, se non guardare. Forse... Inferno. The Godfather o La dolce vita? Anche le altre due opzioni, quelle sbagliate, sono state registrate in posti bellissimi. Però Firenze è Inferno, lo so, dai, è Inferno di Ron Howard. Sì, è vero. Ci sono tanti luoghi, monumenti della città. È Inferno, è Inferno. E la risposta corretta è Inferno, infatti sullo sfondo possiamo vedere la Torre di Arnolfo, Palazzo Vecchio, la sede del comune. Oh, spero che questo test sia finito. È finito, sì. Speriamo di aver imparato qualcosa in più. Noi vi aspettiamo a Firenze, sperando di potervi mostrare dal vivo le bellezze di questa città. Nel frattempo vi aspettiamo con le nostre lezioni online. Noi non stiamo più nella pelle. E voi? Non so se lo sapete, ma cosa significa non stare più nella pelle? Ve lo diciamo noi. Essere molto emozionati. E allora noi non siamo più nella pelle e niente, vi aspettiamo! Allora, noi abbiamo finito e speriamo che avete imparato alcuni modi di dire che forse prima non conoscevate. E come vi dicevamo, aspettiamo di vedervi a Firenze presto, ma per ora, se non potete, possiamo fare delle lezioni online e trovate tutte le informazioni sul nostro sito Centro Italiano Firenze, con tutte le informazioni sui diversi corsi online. Rispondiamo alle vostre domande? Ok. E ci trovate anche su Facebook con sempre il nome di Centro Italiano Firenze. Hai altro da dire? No, stavo leggendo, molto divertente, grazie. Era la cosa che a noi interessava di più, oltre ad insegnarvi un po' di modi di dire italiani, tra quelli più comuni. E anche noi ci siamo divertite molto nel fare questa scenetta. E vi aspettiamo numerosi a Firenze. Non stiamo più nella pelle, sì, siamo molto emozionate. Sì, non possiamo sì. aspettare no, più no, no, di non vedervi aspettare e più. Di abbracciarvi. Ciao Ekaterina. Ciao. È finita? Non ci sentono più? Volevamo ringraziare te Sebastian. Yeah, ciao, mille grazie. Thank you so much for your lesson. It was great. And yeah, really, I've learned a little bit. And ich switch jetzt mal zu Deutsch über. Es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Dankeschön an alle Teilnehmenden. Giudetta, Maria, Antonetta, Alessia, Elisa. It was really wonderful. Und ich würde am liebsten eigentlich jetzt in den Zug steigen und gleich nach Italien fahren und selber nach Firenze oder Roma. Okay. Fahren wieder mal und es ist auch so, dass ich komme selbst persönlich aus Süddeutschland und deswegen ist es für mich immer, wenn ich den Klang der italienischen Sprache höre, dann erinnert mich das an so viele schöne Momente in meinem Leben, die ich natürlich verbinde mit Urlaub, mit den ersten Restaurantbesuchen, mit tollen Filmen, tollem Essen, also ganz vielen schönen Sachen einfach. Vielen Dank deswegen. Ich möchte noch ganz, ganz kurz darauf hinweisen, wir haben zusätzlich noch zu der MyExpoLingua noch eine weitere Plattform gegründet, die ExpoLingua 365.
wo wir aktuelle Angebote im Sprachlernbereich für euch zusammenstellen. Das heißt Angebote, die gerade jetzt besonders günstig sind. Diese Plattform wird laufend erneuert und aktualisiert und es lohnt sich auf jeden Fall immer wieder einmal einen Blick darauf zu werfen. Expolingua 365. Ja, ich bedanke mich auch bei allen. Many thanks to all the speakers from today. I'm really, I was excited before the lessons, and now I see how many passion the teachers have when teaching the language, and the, also the last activities were really fun for me even. I cannot say that I learned and that I could speak Italian right now, but I think it would be a good start. Ich möchte auch sagen, dass das nur der Anfang war. Wir planen noch eine italienische Session demnächst, voraussichtlich bereits im Juni. Und wir lassen jetzt noch den Chat eine Weile offen, damit ihr untereinander austauschen könnt, wenn ihr wollt, oder vielleicht ein paar Fragen an die Lehrer von heute stellen. Genau. Und sonst haben wir uns wirklich sehr, sehr gefreut über diese Stunde und hoffen, dass wir weiter in Kontakt bleiben können. Deswegen, arrivederci. Arrivederci, ciao.